Le forme nelle quali si manifesta la protesta femminista in Italia sono talvolta esasperate e provocatorie. I benpensanti scuotono la testa. Ma chi sono i benpensanti? Sono in genere i cultori più convinti delle sacre antiche tradizioni, fra le quali stereotipi come quello della donna regina del focolare, quello della famiglia innanzitutto e al posto di tutto, il timoroso rispetto dei potenti di ogni genere e tipo, purché lo siano. Il prudente tenersi nel mezzo, non esporsi mai per nessun motivo, il ritrovarsi solo con le persone per bene, il prendersi cura unicamente delle cose proprie, senza impicciarsi d'altro e soprattutto di politica. Queste sono alcune caratteristiche che le ricerche ci hanno dimostrato essere molto diffuse anche fra i giovani e, dobbiamo dirlo, in particolare fra le donne, per il tipo di vita che la nostra società impone loro e che ne rende arduo il processo di modernizzazione. Questa diffusa sapienza da ben pensanti si trasmette in Italia da generazione a generazione, tramite l'educazione primaria, quella che milioni di bambini italiani ricevono per prima e nel modo più diretto dai gesti, dalle parole, di milioni di madri che la tramandano silenziosamente nel segreto della casa da una generazione all'altra per secoli. E questo avviene prima che la scuola o le altre istituzioni educative intervengano sui fanciulli, in quell'età in cui essi sono ricettivi al massimo e conservano tale lezione nascosta nel profondo del loro animo per tutta la loro esistenza, anche se per un certo periodo di tempo essi sono convinti di averla cancellata da sé. Ma sono i fatti della vita che, quando meno lo si aspetta, la richiamano alla luce. E per questo è chiaro che la rivoluzione culturale in Italia deve necessariamente passare attraverso la riconversione radicale della condizione femminile, che è il punto strategico di forza della tradizione del paese, per millenarie ragioni sociali. Dai casi che vi presentiamo, appare quanto questo compito sia ancora difficile nella nostra società. Io sono Gianni, frequento il quarto anno di istituto tecnico, specializzazione meccanica, ho 20 anni, mio padre è un operaio e mia madre fa la stiratura in una piccola fabbrica artigianale. Hai fratelli? Sono figlio unico e... Senti, allora incominciamo con il nostro problema. Qual è la tua opinione sui movimenti femministi? Dunque, i movimenti femministi, proprio quelli più accesi, proprio quelli che intendono, diciamo così, sovvertire questo stato di cose, non sono d'accordo. Io sono per una certa libertà della donna, cioè, donna è giusto, deve avere una parità di diritti con l'uomo, però non deve prendere il posto dell'uomo che ha avuto fino ad ora, cioè che l'uomo ha avuto fino ad ora. Cioè, la donna deve avere giustamente una parità di diritti, deve essere senz'altro riconosciuti i suoi meriti, i suoi diritti, però non deve essere, diciamo così, un eccesso, non deve avere un eccesso. Ecco, tu pensi che però una donna che fa la femminista perda anche la sua femminilità? Sì, senz'altro, cioè per femminista io intendo una donna che ha un impegno anche politico molto acceso, cioè molto, e quindi diciamo si trascura anche quelle cose che sono tipiche di una donna, che una donna, diciamo, dei doveri che una donna ha, cioè logicamente nell'ambiente familiare ci deve essere una ripartizione di ruolo, una ripartizione di incarichi che la donna deve avere il suo e l'uomo deve avere il suo, anzi. Diciamo, ci deve essere addirittura una rivalutazione della donna casalinga, perché non è che essendo casalinga una abbia, sia, non sia qualificata, anzi, il mestiere di madre poi è anche uno dei più difficili, quindi essere una buona madre è già un buon risultato. Voglio sapere che cosa tu intendi per femminilità, allora. Per femminilità, diciamo, intendo un certo portamento che ha la donna, una certa, la bellezza della donna, per femminilità si può intendere anche un certo modo di essere, un modo di essere senz'altro, perché quella che si atteggia a maschio, quella che perde proprio la caratteristica pura della donna, non è più una donna per me, insomma, a un certo punto perde quei valori tipici della donna.
Prima stavi accennando anche un altro discorso sulla famiglia, la donna all'interno della famiglia. Sì, cioè, forse è meglio lo dica quello che intendo io. Cioè, per me il fatto che la donna debba andare a lavorare deve farlo soltanto se le condizioni economiche della famiglia non consentono, cioè non basino praticamente lo stipendio di uno solo. Allora è giusto che la donna aiuti il marito in questa maniera. Cioè, però per me il lavoro della donna deve essere un diversivo a quello del lavoro di casa. Cioè, perché in casa, lo vedo guardando mia madre fare le faccende, eccetera, c'è tanto da fare. Cioè, quando una donna ha provveduto alla casa, ha provveduto ai figli, ha provveduto al marito, ha già fatto un lavoro che, anche se non è retribuito sindacalmente, eccetera, eccetera, non c'è un sindacato, non c'è un'istituzione vera e propria, però è un lavoro molto importante che è alla base proprio della società. Cioè, una buona famiglia senz'altro riesce anche dal lavoro che svolge una donna in casa. Senti, quindi ecco, per esempio, con la tua futura moglie o con la ragazza, con la donna che verrà a vivere con te, se questa ragazza decidesse di cercarsi un lavoro anche extra domicilio, tu che cosa... Ma io sarei d'accordissimo, per me andrebbe bene, solo non vorrei che questo lavoro extra domicilio portasse a delle carenze al lavoro di casa. Cioè, una volta provveduta al lavoro di casa, il tempo libero fa quello che vuole. Non sono quello geloso che non deve andare e chiuderla in casa, no, assolutamente. È giusto che la donna abbia la sua libertà e abbia anche la possibilità di fare questo lavoro. Però non deve mancare assolutamente il lavoro in casa. Invece, com'è che vedi la figura di tua madre? Che rapporto hai con lei? La madre, prima di tutto, è la prima donna che vede. Quindi la prima donna con cui hai un contatto reale, anche se non fisico. Anche, cioè, da piccina abbiamo anche un rapporto fisico con la mamma. La donna, la mamma la vedo più che altro come una confidente, cioè non ci deve essere tra il ragazzo e madre delle inibizioni, non chiedere perché quello non si può chiedere, non dire. Senti, vorresti che tua moglie facesse una vita come quella che fa tua madre? Ma possibilmente cercando di lavorare un po' meno di quello che fa mia madre, quello sì. Cioè, per me mia moglie dovrebbe cercare di avere un po' una vita un po' più facile, perché vorrei avesse anche un po' più libertà, cioè anche un po' più tempo libero, oltre che logicamente mia madre lavorando, dovendo fare i lavori di casa, cosa posso dire, il tempo libero è ridotto proprio al minimo, è ridotto esclusivamente alla domenica sera, a volte anche quella. Vorrei mia moglie avesse la possibilità di avere più tempo libero, niente di più. Il lavoro che devo fare io per dare un contributo, se una persona la potesse vivere. Sei d'accordo, per esempio, che anche tra il rapporto tra madre e figlio sia un rapporto amichevole, tra me e te ci debba essere questo dialogo. Perché l'unica persona è essere così, è giusto parlarne in casa tra la mamma e il figliolo. E secondo me è proprio nella famiglia, insieme alla famiglia si può avere. Si deve parlare, perché le cose si risolvano parlandone in famiglia, non parlandone con le persone strane. Qualsiasi cosa che tu mi chieda, ho piacere che tu la chieda a me, perché io so con le parole giuste, le parole dovute, dal potente all'ospedale, meglio che da un'altra persona, perché una senza mamma... Senza lasciare il compito alla scuola, così magari nella scuola... Il compito della scuola deve essere quello dell'insegnamento, ma il compito della rettitudine deve essere in famiglia. Dunque, senti Gianni, se per esempio in una coppia uno dei due partner tradisce l'altro, per te il problema è identico sia per l'uomo che per la donna, oppure ci vedi qualche sfumatura di differenza? No, identico, cioè perché, vedi, il rapporto che io intendo tra un uomo e una donna non è fatto puramente e soltanto di andarci a letto e di viverci, per me è anche un rapporto, e soprattutto un rapporto di amicizia e di fiducia reciproca. Cioè, al momento che io tradisco mia moglie, è la stessa cosa che lei tradisca me, perché abbiamo tradito sia io che lei la fiducia abbiamo nell'altro. Cioè, il tradimento non è soltanto un fatto di bisogno, non lo riferisco soltanto al fatto di bisogno di cambiare partner, lo riferisco proprio come un fatto di fiducia, il tradimento della fiducia. Tu sei geloso della tua ragazza? No, non sono geloso della mia ragazza perché lei non è gelosa di me. Cioè, abbiamo raggiunto quello, idealmente a me va bene, cioè, abbiamo raggiunto quella pianificazione dei nostri sentimenti e quindi siamo a posto, cioè non c'è bisogno di essere geloso, di chiedergli dove sei stata ieri sera, perché non mi ha telefonato. Se non mi ha telefonato segna che non sei ricordata, come succede spesso, o non ha potuto telefonarmi, niente di speciale. Ma la tua ragazza è sempre d'accordo con te?
No, a volte no, non è d'accordo con me, a volte non sono d'accordo con lei. E allora come ti comporti? Ti ho detto come mi comporto. Mi comporto discutendo e portando, trovando un punto di incontro delle due idee. Logicamente in una vita a due deve essere un compromesso, non può essere soltanto il predominio di uno nei confronti dell'altro, deve essere una vita di compromesso. Cioè se lei non è d'accordo, se lei dice rosso, io dico verde, ma non so, allora si prende tutte e due un marrone, non ci infuntiamo. Senti, per esempio, chi è che sceglie cosa fare la domenica? Ma in genere sono io, ma non è che io, il mio è diciamo così, un potere diciamo, a livello di proposta, non è un'imposizione, io propongo e lei accetta. Non so, accetterà perché va bene quello che faccio io, accetterà perché non ha idee lei, oppure in genere ho detto, a volte è stata lei, ha detto perché non si va, non so, a ballare, e ha detto andiamo a ballare. È chiaro che questi valori con le femministe mi sa che siano un po' andati in malora, insomma, persi senz'altro. Mentre cioè, si possono portare avanti molti discorsi, sempre sul problema della donna, però. Diciamo in un'ottica diversa, non da un punto di vista così proprio aggressivo nei confronti dell'uomo. Sì, pensare vabbè, alla donna, un dialogo molto più aperto, molto più responsabile da entrambi le parti. Cioè perché è chiaro, l'uomo ha sempre dei diritti, vuole avere, cioè nella sua indole, no? Sì. Di essere superiore. Sì. No. Beh, un po' bisogna riconoscerlo, insomma, non è... No. Non tutti, però. No, non tutti, no. Di Gianni noi possiamo brevemente dire che pur mostrando una notevole apertura e sensibilizzazione a quelli che sono i problemi politici e sociali, rimane però attaccato a quella che è la figura materna per quanto riguarda il problema della questione femminile. Cioè lui ripropone anche per la sua ragazza e per la figura della donna in genere quello che è anche il modo di vivere della madre, e non rimanendo molto attaccata a questo aspetto e quindi non rimettendolo abbastanza in discussione. Senti, se tua moglie guadagnasse molto più di te e sì. Tu avessi molto più tempo libero, accetteresti di sostituirti a lei nei lavori domestici? Non credo, perché non ci sono abituato. Se mia moglie guadagnasse molto più di me, questo non mi sentirei certo inferiore a mia moglie, anzi vorrebbe dire dovrei stimarla ancora di più. Non è semmai un complesso inferiorità, dovrei avere una stima per mia moglie che guadagna più di me, però non mi potrebbe chiedere di sostituirla nei lavori domestici, questo non lo accetterei. Una cosa sul serio, ti metti, io che a me la mia ragazza va da tutti, mi dispiacerebbe te che tu ne dici, Forse. No, ma c'è anche la gente. Mi dà una mano proprio. La prima intervista, realizzata a Firenze dalla ricercatrice Mary Feci, ha rilevato il permanere della tradizionale immagine femminile nella visione della vita di un giovane d'oggi. L'intervista che ora vedremo è stata condotta a Milano dal ricercatore Paolo Anselmi. È la testimonianza di una ragazza che si propone di vivere un nuovo ruolo femminile, tentando di realizzare moderni rapporti esistenziali e sociali. Mi chiamo Diana Anastasi, vivo a Milano, faccio il liceo classico Beccaria e mio padre commercia materiali siderurgici, mia madre è una casalinga a questo punto. Senti Diana, quali sono state le tappe principali attraverso cui hai maturato la coscienza del problema femminile e la decisione di impegnarti attivamente in questo senso? Dunque, io prima, appena sono venuta al liceo classico, cioè in quarta ginnasio, 4 anni fa, avevo immediatamente simpatizzato per l'organizzazione comunista, la FIGC, e mi ci sono iscritta l'anno dopo. E praticamente iniziando attività politica posso dire di aver iniziato lavorando all'interno di commissioni femminili, quindi trattando in particolar modo il problema femminile. Ecco, a questo punto c'è stata un'evoluzione in questo senso. Se all'inizio ero abbastanza inserita negli schemi di un partito comunista per quanto riguarda problemi verso la questione femminile, in seguito, soprattutto in quest'ultimo anno, ho avuto mi sono trovata all'inizio un po' in contraddizione e poi in seguito ho pensato di
che non sarebbe stata una contraddizione aderire ai movimenti femministi. Ci sono state delle letture, delle persone, delle esperienze particolari che ti hanno fatto prendere coscienza del problema femminile? Ecco, io non ti parlerei di presa di coscienza del problema femminile attraverso letture particolari di testi o cose simili. Io parlerei di vivere la propria vita di donna e di ragazza e di studentessa, e attraverso la vita di studentessa e di donna renderti conto di che cosa significhi essere donna e quindi della necessità di lottare per emanciparsi. Se poi si va a parlare di accettazione, o meglio di fare propri alcuni obiettivi, alcuni modi di lotta del movimento femminista, beh, nemmeno lì si va a parlare di lettura di testi quanto a, direi, evoluzione personale in quanto a esperienze politiche, sì, ma anche esperienze personali. Ecco, non saprei parlarti di presa di coscienza da un certo punto in poi della mia vita. Cioè, io posso dire che ho sempre sentito questa inferiorità generale della donna rispetto alla società. Per cui appena ho avuto possibilità per maturazione personale di prendere coscienza della necessità di una lotta politica, ecco che immediatamente nella lotta politica inserisce anche la lotta politica per l'emancipazione della donna. Senti, perché non ti è sembrato sufficiente l'impegno in un partito e hai sentito il bisogno di aderire anche? Non è che non mi è sembrato sufficiente l'impegno di un partito, il problema è che io penso che il Partito Comunista abbia perso il tram un po' di volte per quanto riguarda la questione femminile, in quanto se giusta era la sua impostazione, diciamo a livello economico, cioè di emancipazione attraverso il lavoro della donna, mancava del resto un giusto interesse, una giusta esplorazione, io direi, di altre sfere attraverso cui la donna si può emancipare, e l'altra sfera è poi la sfera del privato, chiaramente. Per cui se all'inizio la mia era una sensazione più a livello così epidermico, poi è diventata cosciente e ho cominciato, anche a costo di scontri abbastanza duri a volte con le stesse compagne donne del partito, a portare avanti una linea che andasse anche nel senso di un'esplorazione della sfera del privato della donna, e in questo chiaramente si vede, cioè, come si prenda spunto dall'azione che ha svolto il movimento femminista. Sono emersi soprattutto a livello politico, proprio in quanto il loro livello di presa di coscienza è ancora a livello iniziale. Per cui soprattutto in una donna che incomincia ora a prendere coscienza c'è questa mancanza di disposizione nei confronti del maschio, anche per un motivo più che oggettivo e giustificabile, che è quello di non riuscire a parlare col sesso che finora è sempre stato il sesso dominatore di problemi personali, di problemi propri. Per cui si ha una chiusura delle donne al sesso maschile e nello stesso tempo però una solidarietà enorme, un'enorme apertura fra le donne stesse. Ora, si tratta non tanto di parlare di apertura contemporanea e totale di tutte le donne a tutti gli uomini, ma si tratta di parlare di apertura di una donna ad un rapporto profondo come quello che ora esiste fra le donne, apertura di questo rapporto anche al sesso maschile. Comunque penso che anche questa esclusione che esiste, perché è innegabile, del maschio a essere partecipe di quelli che sono i problemi femminili e quindi a porsi in un'altra ottica di fronte a rapporti che sono personali e anche non solo personali, collettivi, anche di amicizia con ragazze, di amicizia pure di rapporti affettivi, cioè questa esclusione penso che non sia giustificabile, in quanto non penso che si possa uscire da una discriminazione operando in questa maniera. Cioè l'esclusione del maschio rappresenta sicuramente un rifiuto di quello che è stato fino adesso la posizione del maschio, però secondo me non rende consapevole il maschio di quelli che sono i problemi femminili e crea una certa reazione. Cioè quando tu incontri un corteo di femministe, queste incominciano a girarti intorno a dirti maschio maschietto fai schifo pure a letto, cioè non è che crea la tua coscienza di fronte a quelli che sono i rapporti femminili, tutt'altro, cioè crea una certa reazione in buona parte delle persone. E poi anche alcuni manifesti come
alcune scritte come state attenti ai maschi di sinistra. Cioè, non riesco veramente a capire come si possa porsi in questa ottica di fronte a persone che bene o male tentano di capire, si sforzano di capire un determinato, determinati problemi che hanno le femmine. È possibile capire l'esasperazione delle donne che finalmente hanno preso coscienza e che sono strastufe di stare in una situazione simile, per cui slogan tipo quelli che tu hai detto girandoti intorno, anche abbastanza allegramente e felicemente, sono slogan che hanno il peso che hanno, cioè stanno a testimoniare una certa esasperazione, una certa volontà, direi soprattutto di provocazione nei confronti dell'uomo. Io penso che tu come uomo, come maschio, non debba essere spettatore di una cosa che succede, cioè delle donne che prendono coscienza, si emancipano e trasformano la società. Penso che tu stesso debba sentirti un soggetto di trasformazione di questa società, un soggetto che agisce per la trasformazione e non solo, anche dei rapporti interpersonali, la trasformazione del tuo ruolo stesso e del tuo stesso modo di vivere. Sei legata effettivamente a qualcuno? Sono legata, sì, effettivamente a qualcuno, ma come? Ti chiedo se tu hai un rapporto più o meno costante con una persona. No, io non ho rapporti costanti nel senso in cui tu forse vuoi intendere, cioè il tipo tradizionale. No, perché... cioè non ho rapporti privilegiati, questo che voglio dire. No, mi interessa sapere come intendi i rapporti. Secondo me il rapporto privilegiato è assolutamente castrante, non solo della donna, ma doppiamente della donna ed anche del maschio. In quanto il rapporto privilegiato riproduce esattamente a livello interpersonale gli schemi sociali di un sistema capitalistico organizzato. Quale pensi che sia l'alternativa? L'alternativa, ma non so se vada ricercata, se si debba ricercare a livello razionale e a livello politico un'alternativa a un rapporto privilegiato. Indubbiamente va cercata in una volontà diversa di vita, e quindi vabbè, chiaramente anche una volontà politica di trasformazione. Comunque io penso che la cosa essenziale sia non cercare a tutti i costi il rapporto privilegiato, non fossilizzarsi a tutti i costi nella coppia tradizionale e cercare di riuscire ad essere affettivamente liberi. Tu, diciamo, per il tuo futuro pensi? Vorrai avere dei figli? E che valore dai alla maternità? Ma per quanto riguarda la prima domanda non ti so rispondere, non ne ho la minima idea. E la maternità, beh, si può dire il valore della maternità è da considerarsi un valore sociale. E la stessa responsabilità di una maternità non è una responsabilità che riguarda soltanto la donna, ma è una responsabilità che implica e coinvolge tutta quanta la società. Per cui, vabbè, poi si può andare a discutere di problemi quelli che ci sono adesso, tipo l'aborto, tutte queste cose che in genere vengono addossati tutti quanti alla sola responsabilità della donna, senza considerare che invece è un problema sociale e non personale. Dall'intervista di Diana emerge una decisa propensione verso l'accettazione di nuovi modelli e di nuovi valori. In questo ha giocato senz'altro un ruolo decisivo la matrice sociale, mediamente agiata, da cui Diana proviene, che soddisfacendo in partenza ogni bisogno primario di sicurezza economica, le ha facilitato la disponibilità verso la tematica relativa ai diritti civili e al rinnovamento culturale. Un altro fattore che ha senz'altro favorito questa maturazione è stata l'ambiente studentesco in cui Diana si è formata, in particolare l'ambiente di un liceo classico, eppure l'apertura dei genitori che le ha consentito di vivere liberamente ogni esperienza senza creare quelle fratture, quel conflitto tra generazioni che talvolta ritarda questo processo di maturazione culturale, creando magari anche degli squilibri sul piano psicologico. Sarebbe interessante verificare in che misura ha degli atteggiamenti così aperti, così decisamente modernamente orientati, corrispondano dei comportamenti coerenti. E in particolare vedere in che misura la tenuta di questi valori e di questi modelli nel momento dell'impatto con le nuove situazioni create dall'inserimento nel mondo del lavoro e dalla costituzione di una nuova famiglia.
Cosa significa per te essere femminista nella tua vita? In che modo cerchi di vivere le tue idee? Se essere femminista significa essere sempre donna e coerentemente sia nei rapporti di carattere professionale, sia nei rapporti di carattere privato, sia nei rapporti di carattere politico, cioè all'interno dell'organizzazione stessa avere un ruolo che non sia in contraddizione col proprio essere donna, quindi anche portare un ruolo nuovo delle donne all'interno dell'organizzazione politica, portare un ruolo nuovo delle donne nei rapporti interpersonali ed essere sempre coerenti.